so am I, still waiting for this world to stop hating. Can't find a good reason, can't find hope to believe in. E salve a tutti amici di YouTube. Finalmente è arrivato, finalmente oggi è un giorno veramente speciale, veramente specialissimo, perché finalmente mi è arrivato questo, ovvero un pacco dagli United States con posta aerea. Finalmente mi è arrivato il Roxio Game Capture, ovvero un sistema di acquisizione in HQ, quindi che registra a 480p i gameplay, quindi finalmente anch'io potrò fare dei gameplay come si deve. Come vediamo scritto qua, il pacco arriva dagli United States, come vi ho detto già prima, ed è in questa busta, è veramente enorme rispetto a tutti i miei altri unboxing. Insieme al Roxio ho comprato anche questo cavo composito di GameStop, che vale, come c'è scritto qua, per tutte e tre le console, quindi, o meglio, per tutte e quattro, perché vale per PlayStation 2, per Wii, per PlayStation 3 e per Xbox 360, quindi potrò registrare gameplay con un unico cavo, al costo di soli 15 euro, il Roxio Game Capture invece l'ho pagato circa un centinaio, con 115 euro potrò girare dei gameplay, ok, non in HD, però in alta qualità, non in alta definizione, in alta qualità, comunque insomma dei gameplay abbastanza buoni, con una spesa, diciamo, abbastanza ridotta. Ma io direi di andare subito ad aprire questa fantastica busta. Meglio, contenuto è fantastico, la busta, vabbè. Dentro la busta troviamo subito un pacchetto, un involucro di carta, che andiamo subito ad aprire. Ed eccolo qua subito davanti ai nostri occhi, il Roxio Game Capture, con qua dei soldati che sembrano quelli di Halo, insomma. Una confezione trasparente, qua un sigillo di plastica, sì. Easily capture your Xbox 360 and PS3 games with your PC. Edit and share your videos online. Oh yeah! Vabbè, lasciamo perdere le scemenze. Dunque, come vediamo qua ci fa un piccolo schema di quello che è il funzionamento di questo Roxio, ce la farò, Game Capture. Comunque, lo colleghiamo alla televisione, all'Xbox e al PC. Quindi tramite tre cose. Praticamente la televisione andrà a collegarsi al Roxio. Il Roxio prenderà l'immagine dall'Xbox e la porterà al PC, oltre che alla televisione, quindi diciamo è uno switch che in più registra i gameplay, veramente fantastico. Ma io direi subito di andare ad aprire questo involucro munendoci del nostro solito taglierino. Ah, c'è questo pezzo schifoso di plastica che tiene unito il tutto. Come facciamo? Mi sa che lo dovrò spaccare, ragazzi. Allora, ci rivediamo fra qualche ora, quando avrò finito di spaccare questo ignobile aggeggino di plastica schifoso, maledetto, schifoso. Ora, siccome io sono un tipo di pochissima pazienza, ho fatto che tagliare il pezzetto di plastica che teneva questo coso, quindi via. Andiamo ad aprire il Roxio Game Capture. Per questa parte. Che prima non collabora una parte, ma non collabora l'altra. Non andiamo molto lontano. Oh, là! Finalmente riusciamo ad aprire questa confezione. Andiamo subito a vedere cosa c'è al suo interno. Ah! Ora, separato da tutto, troviamo il Roxio, appunto, con qua gli ingressi per... non so se sia per l'in o per l'out, questo non lo so. Ah, questo è l'out. Ecco, dietro c'è l'out, c'è scritto anche qua sopra. E qua sopra invece c'è l'in, audio e video. E qua invece la presa per il mini USB. Starà vicino alla televisione, insomma, in qualche modo vedremo di collegarlo. Poi troviamo cavo chilometrico, come dice Farenz, lungo 14 chilometri, che noi togliamo da qua. Mettiamo un attimo la scatola, eccolo qua. Un cavo veramente chilometrico con anche l'USB. Qua da una parte con l'USB che si collega qui al Roxio, così. Ecco, questo è l'USB e poi l'altra parte
Presumo che si collegherà al computer, per forza, sì, si collegherà al computer via USB. Poi andiamo a, se riusciamo, perché se riusciamo, se non ci riusciamo, pazienza, eccolo qua. Srotoliamo il cavo, ah ecco, il cavo USB è un cavo a parte, con qua l'USB normale per il computer e qua l'USB per collegarlo a Roxio. Questo chilometrico cavo lungo un casino, questo è, ah, c'ha due cavi separati, uno è per l'audio, vedete con le due prese dell'audio, e l'altro invece è il cavo video con appunto le prese per il video, anche questo lunghissimo, tre prese per il video in, tre prese per il video out, perfetto. Poi vediamo ancora qualcosa, no, il resto è tutto involucro inutile, perfetto. Adesso andiamo a spacchettare il cavo composito di GameStop in questa maniera. Move your body, move your body, dance for your puppy. Rock your body, rock your body. Sentire Henry che canta col mal di gola è fantastico. Move your body, dance for your puppy. Ce l'abbiamo fatta. Tiriamo fuori dall'involucro. Eccoli. Soliti cavi agganciati, perfetto. Eccolo qua. Qua vediamo i sei cavi, i sei spinotti per collegarci a PS2, PS3, eccetera, 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 molti eccetera. Va bene, basta. Comunque, sbraghiamo questo. Ecco qua. Qua abbiamo appunto questo cavo composito, audio e video. E qua abbiamo le tre prese, ovvero per la 360, per il Wii e per la PS3 barra PS2. Dunque, veramente è un ottimo cavo che supporta la definizione fino a 1080i, quindi dovessi mai comprarmi un'altra scheda di acquisizione in futuro, ma penso di no, comunque dovessi mai comprarmi un'altra scheda di acquisizione, avrò un buon cavo che registra in 1080i. E dopo questo unboxing veramente disordinatissimo, guardate quanti cavi inutili, no vabbè inutili no, se no Roxy non funziona, comunque. Vado subito a testare questo Roxio Game Capture. Scusate se l'unboxing è stato un po' veloce. Il montaggio, questa volta, anziché con quella schifezza di Movie Maker, è stato fatto con Pinnacle Studio. Ed è per questo che finalmente nelle velocizzazioni che ho messo, scusate, ma sono abbastanza raffreddato, sto abbastanza male, però vabbè, ho fatto lo stesso unboxing. Comunque dicevo, per questo le velocizzazioni saranno con l'audio, anziché senza. Detto questo io vi saluto, vi do appuntamento ovviamente al prossimo video e finalmente arriverà qualche gameplay. Non aspettatevi appunto l'HD perché registra solo in 480p questa roba, questo Roxio, però comunque saranno finalmente, potrò fare dei gameplay anch'io. Al prossimo video, unboxing, gameplay, qualunque cosa sia. Ciao a tutti e mi raccomando, pollice in su. Ciao ciao!